prima edizione del trofeo Challenger a squadre. Il prodotto di filiera è la cucina del chilometro zero, organizzato e promosso dall'Unione Cuochi Lazio, associazione di Roma, sotto il patrocinio della provincia di Roma. Il concorso culinario, fortemente voluto dal direttore del centro di formazione Fabrizio Fraschetti e dallo chef Carlo Zappulla, ex direttore del centro e presidente della Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi Lazio, associazione di Roma, si è svolto il 5 giugno 2012 presso il Centro Provinciale di Formazione Professionale Alberghiero di Castelfusano di Ostia. La competizione impegna i ragazzi ad utilizzare e quindi conoscere ed apprezzare i prodotti di filiera certificata provenienti dal territorio della nostra regione, nella convinzione che il futuro della ristorazione di qualità sia nella elevata qualità e territorialità delle materie prime. Siamo con il dottor Carlo Zappulla, presidente Unione Cuochi Lazio. Come si inserisce questo evento nelle attività produttive della provincia di Roma? Si inserisce che sono tutti ragazzi che sono, diciamo, alle prime armi, le prime volte che si cementano in una gara. Pertanto noi aiutiamo questi ragazzi a crescere affinché capiscano, si capisce come loro devono in un'altra gara, come si devono muovere, come devono gareggiare. E poi questo premio Challenger di Ostia è la prima volta che si fa e qui ci riporta indietro nel tempo, nel 58, quando è nato, diciamo, questo centro. Ecco. Centro del quale lei era direttore. Allora, in questo centro io sono stato prima con l'ENALC allievo nel 63 e poi sono ritornato come direttore della scuola qui sempre di Castelfusano. In che epoca si riferisce questo periodo in cui lei è stato direttore? Si riferisce dal 2000 al 2004. E il testimone a chi è stato passato? Dottor Massimo Colagrossi e poi Massimo Colagrossi e dottor Fabrizio Fraschetti, che è al momento il conduttore attuale al quale appunto si riferisce questa manifestazione. Esatto, il conduttore attuale è il dottor Fabrizio Fraschetti, dove lui ha ideato questa manifestazione. Ricordarci della nostra nazionalità, della nostra terra bellissima che ci regala dei prodotti fantastici e dobbiamo un po' fuggire dalle miraggi della globalizzazione. Per fare questo abbiamo deciso, insieme al Collegio dei Docenti, insieme al dirigente Landi, che ringrazio, che è appena arrivato, di dedicare questa gara ai prodotti del territorio. Questa è una scuola di eccellenza, noi ci teniamo molto a questa scuola. Ci sono buone notizie, perché questa struttura che ha alle mie spalle, che voi sapete essere di proprietà regionale, e che è stato oggetto di una gara di appalto per creare finalmente quello che esisteva già su questo territorio, che era la scuola dell'alta formazione alberghiera. Gli aggiudicatari di questa gara sono un pool di associazioni, tra cui c'è la Confcommercio, c'è l'Università La Sapienza, c'è un'altra scuola alberghiera, la Federalberghi, cioè l'elite di tutta l'imprenditoria alberghiera, che così come viene fatto dalla provincia per creare la scuola per i cuochi, i capi di sala, questa roba qui che sono importante, noi vorremmo ricreare questa situazione qua. E la buona notizia è che dopo un po' di vicissitudini la macchina si è rimessa in moto e a breve ripartirà, con una conferma intanto anche degli spazi di questa scuola che rimarrà qua, perché si era ipotizzato, si era detto erroneamente, aggiungo, che gli aggiudicatari avrebbero delocalizzato la scuola provinciale. Non è vero, rimarrà tutto così, anzi ci saranno delle sinergie, quindi i cuochi, i camerieri, unitamente ai manager che verranno fuori da questa scuola di alta formazione alberghiera, collaboreranno insieme, perché voi sapete che un'azienda non è solamente il leader, il manager. L'azienda è fatta di tanti uomini e tante caselle, tante funzioni, e sono tutte altrettanto importanti. Quindi questa sinergia non è che è stata cercata a caso,
è stata riconfermata ancora questa mattina il presidente di Confcommercio con cui ho parlato, ma riconfermata, e mi ha detto che si o subito prima dell'estate o appena dopo si fa inizio a questo percorso, che sarà un percorso bellissimo, e noi finalmente nel territorio riavremo un altro punto di eccellenza nella ristorazione e nell'alberghiero. È una scuola importante anche questa, è importante per tutti quelli che partecipano. Sempre mi piace essere qui presente, questa, insomma, grazie al direttore, grazie a tutti quanti i docenti, grazie soprattutto ai studenti, a quei ragazzi che hanno voglia di fare una cosa particolare. Questo è lo studio, forse più dello studio normale, perché al di fuori dello studio strutturale c'è anche la pratica di un qualcosa che devo fare. Io sono molto professionista, ma alla mia età non si facevano pratica, sono un giovane, ma non si faceva il gioco, faceva solo quello che riguardava, diciamo, sì, il livello di scuola, invece qui c'è la pratica, la cosa vera, dove uno può poi avere di più e dare di più. E poi qui c'è l'inventiva. Io, chi mi parla, sono di origine di una cittadina dove ci sono tutti quanti, ma questo tantissimi settori, come la dice, e noi facciamo di quello, facciamo la sala di scoletta matriciana, ogni anno è particolare, addirittura grazie a questo tempo abbiamo fatto tutto gemellaggio, la sinergia di cose nella cucina. Questa, secondo me, è la scuola più bella che possa esistere, e pertanto con questa parola concludo e dico un grazie al direttore, ai docenti, ai studenti di questa cosa, un grazie a tutte le persone che oggi siamo qui e cerchiamo di lavorare quello che è fino all'anno. Sono anni che vengo, ogni anno è più bella, grazie. Il presidente diceva questa è una scuola di eccellenza, ed è vero. È vero che è una scuola di eccellenza, e di eccellenza perché oggi è l'unica scuola, una delle poche scuole, che forma i ragazzi. È una scuola che dà la possibilità ai ragazzi di occuparsi appena conseguito il titolo. È chiaro che questo, in un mondo quale oggi, in difficoltà, voi lo sapete che stiamo passando un momento difficile, voi avete dei privilegi. Oltretutto, in questo contesto, che io forse perché amo molto il territorio 13, per tutta la mia storia personale, oltre al fatto di essere anche il politico del territorio, ma questo è un territorio che affascina. Voi avete una struttura oggi confermata, e quindi sicuramente darà anche la possibilità dell'ampliamento a livello di anni scolastici, perché la stabilità di un locale, la stabilità dell'edificio, dà la possibilità anche di poter proseguire con gli altri corsi. Quindi, ragazzi, genitori, io sono ben felice che qui ci sia l'utilizzo di un edificio per una scuola di eccellenza e per una scuola che oggi facilita i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Questione. Io ho avuto modo di constatare che il risultato dei ragazzi, il risultato che dà una scuola, dipende sempre da chi ne ha la responsabilità, da chi ne ha la gestione.